Oggi 14 luglio, la presa della Battigia, ecco qua, ci troviamo al pontile di Ostia, nel mare di Roma, dove una quarantina, 40-50 cittadini stanno, diciamo, prendendo possesso di quello spazio che non è previsto nella concessione. Cioè, mentre la concessione ha, ci sono 4.300 metri quadrati, questo stabilimento ne occupa 12.000. I cittadini, insieme al Comitato Mare per Tutti, stiamo prendendo possesso di quest'area. Caro amico nostro, purtroppo qui i ragazzi non sanno come stanno le cose, poi vedremo se possiamo spiegarle a qualcuno. Certo, speriamo che viene il capitano di porto. Speriamo. Vengano a pallonate. Ma dovrebbe essere vietato giocare a palla sulla spiaggia, tra l'altro. No, ma dico, perché non li fa venire? Non è più semplice? Cioè, saremo a vedere. Esatto. Io preparo qua lo scudo per le pallonate. Ah, bene, li metti in sicurezza. Se questo passo arrivi a stanotte, eh. C'è qui con noi Roberto. Roberto, ciao Roberto. Che praticamente, ecco qui, questa passerella le consente di arrivare praticamente a 30 metri, diciamo, dall'acqua. Sì, e poi quando si blocca qui. Finisce qui. Finisce qui e da qui in poi non c'è più possibilità per me di mettere in atto la mia autonomia che ho acquisito nel tempo, perché ci sono alcuni stabilimenti che io ho trascorso una giornata al mare, dove mi hanno dato la possibilità di essere pienamente autonomo, perché non c'erano questi impedimenti, non c'erano questi muri, non c'era la sabbia per andare nell'acqua, ma continuava una pedana particolare, ma continuava, che tranquillamente removibile. So che c'è la capitaneria del porto che non vuole che resta perenne al posto del passaggio. La sera alle 19, quando è chiuso lo stabilimento, si tira su, è leggerina, se è plastica. Ma date la possibilità ai diversamente abili, e no, come dice il signore qui all'ingresso, handicappati, perché forse handicappato è lui che ancora deve capire il significato, di poter trascorrere una giornata al mare, un mare libero, un mare per tutti, dove in arma dotato possono alzare il piede e possono trascorrere la giornata tranquillamente e dare la possibilità anche a noi. Solo questo volevo dire. Qui nelle vicinanze della Battigia ci dovrebbe essere la famosa sedia Job, che non vediamo, tra l'altro. I ragazzi ce l'hanno, però purtroppo è visto con un occhio particolare dalle persone non handicappate, come diceva l'amico, e loro dico perché è così, ma le persone normadotate, le persone che si sentono normali e dà fastidio vedere quella carrozzina da handicappato lì pronta per qualche disabile che può arrivare, no? E si rompa un po' lo schema della giornata al mare,
di stare lì beato, tranquillo, e loro per questo non è qui, ma ce l'hanno nascosta in qualche cabina. Proprio al momento che può arrivare qualcuno come noi, la tireranno fuori. Ecco qui, adesso vedremo quali sono le conclusioni, che in teoria, carte alla mano, questi ombrelloni e sdraie qui non ci dovrebbero essere, perché la concessione è molto più corta, di quello, molto più piccola di quello che in realtà offrono. Io dico che spero che i nostri figli, no, ma magari i nostri nipoti possano avere una situazione analoga a quella di Barcellona, che sarebbe un sogno. Quindi io combatto per questo e penso che uno deve assolutamente combattere, perché se ci rassegniamo è finita. Grazie.